Mi trovo a Perito per l'edizione 2019 di Stafocara, organizzato dalla Proloco di Perito con il patrocinio del Comune. Allora, signora Giussi, di dov'è lei? Perché Gragnano. Ah, di Gragnano, e si trova qui a Stafocara. Sì, 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 mi trovo qui stasera con una compagnia di amici. Particolare. Sì, 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 sto emozionando un poco. No, no, no. Allora, cosa ne pensate di questa festa? Una bellissima serata. All'inizio eravamo un po' infreddoliti, ma poi un po' il vino, un po' il fuoco, un po' i balli, ci stiamo riscaldando. Cosa avete degustato? Un ottimo vino cilentano e un po' di tutto, lagano e ceci, pizza fritta, come si chiama? Pancetta arrostita, capicola arrostita, tutto di tutto buono. Di più, tutto buono. Ciao, Maria Luisa. Allora, Maria Luisa, di dove sei? Napoli. A Napoli? E come mai ti trovi qua? Mio padre è peritese, quindi... Ah, sei rientrata per le feste? Sì, esatto. Allora, cosa ne pensi di questa festa? Stafocara è bellissima, come tutte le feste che fanno a Perito, è molto caratteristica. Vero? Sì, sì. Molto. Dobbiamo dire la verità, che chi viene da fuori apprezza molto di più. Eh sì, perché è sempre vero. Così, chi arriva da fuori apprezza sempre di più le cose. Cosa hai mangiato di buono? Noi abbiamo fatto un assaggio di tutto. Io per stasera ho mangiato lagano e ceci, veramente... le patatine e poi cosa ho mangiato? Non ricordo più. E il vino? Ha bevuto. E ci non sai cantare, vieni casetta, tu quel palluto quando sì, diciamo che ci stiamo mantenendo sui livelli della scorsa edizione. Sicuramente il freddo frena un po' la gente, però noi siamo comunque qua e speriamo di raccogliere sempre più presenze. Sì, sicuramente i prodotti proposti sono tutti ottimi. Qualche stand, magari qualcuno ha avuto delle difficoltà proprio a raggiungerci questa sera. Allora, innanzitutto gli auguri per un sereno 2020 a tutti quanti. Il prossimo appuntamento per Perito Live da 1, 2 e 3 maggio. E là ci saranno parecchie sorprese, sì, perché stiamo, diciamo così, rifondando la manifestazione che ormai è giunta al 10° anno, quindi saranno tante novità. Viva l'uomo, povero fascio, all'usone del tamburrano, al toro su, che lo poveriero.